Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Come promesso, vi porto la seconda parte del mio book haul del mese di agosto, book haul tutto italiano, è quasi tutto del libraccio in realtà. Ho appunto diviso i due video per non blaterare eccessivamente durante uno solo e vi mostro i libri che ho acquistato. Vi rimando alla scheda qui sopra per il video precedente, che è quello dei libri regalati o ricevuti in scambio. Dunque, ho acquistato quattro libri al libraccio e uno in edicola. Quello dell'edicola, secondo me, lo sapete già di cosa si tratta. Comunque, cominciamo dal libraccio, dove sono stata due volte e ogni volta ho comprato due libri, quindi danni limitati ma costanti. Cominciamo da quello che sono più curiosa di leggere ed è Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig. Di Matt Haig si è già parlato su questi schermi perché io ho amato molto gli umani. Dopo gli umani ho acquistato How to Stop Time in lingua originale, quindi Come fermare il tempo, non l'ho ancora letto, ma da quando ho visto questo libro in giro per l'Instagram mi sono innamorata nuovamente di lui. Sapevo, perché avevo letto delle interviste dopo aver letto Gli Umani, che Matt Haig soffre di, credo, attacchi di panico, problemi di ansia, forse depressione, non ne sono sicura, e che ha parlato piuttosto apertamente di questi argomenti anche nelle interviste. Ma sapere che aveva compilato, tra virgolette, un piccolo libro, quindi questo non è narrativa, è saggistica. Proprio per parlare di tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana che nascondono l'ansia e cosa si può fare per, tra virgolette, limitare i danni, mi ha subito folgorata. Tra l'altro l'ho aperto così a caso mentre ero lì in libreria per acquistarlo e c'era qualcosa che riguardava il lavoro d'ufficio e il mantenere la salute mentale e insomma già solo per quello mi interessava tantissimo e quindi questo era a metà prezzo. E no, tutti i libri che ho comprato al libraccio erano chiaramente a metà prezzo, quindi ed è quello che tra virgolette sono più così curiosa di leggere, anche se non l'ho ancora inserito in una TBR, ma sono sicura che lo infilerò nelle letture di questi mesi, assolutamente, anche perché mi dà l'idea comunque di essere un libro che si può magari anche portare avanti insieme ad una lettura di fiction e avere questo di lato per leggere ogni tanto qualche capitolo, quindi assolutamente iper desiderato. C'è da dire, c'è una cosa che io cerco di fare quando vado al libraccio, in particolare a Padova, ma quando mi capita di trovare un libraccio, ed è mi apro Goodreads e guardo la mia wishlist dei libri che voglio già, perché è talmente facile partire per la tangente quando si è lì e quando tutti i libri sono al 50%, che io faccio un tentativo di quantomeno attenermi ai libri che voglio già. E in effetti, in questo book haul 3 su 4 erano libri che erano nella mia wishlist, quindi Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig. Non mi soffermo sul prossimo perché lo avete visto sia nella TBR e lo rivedrete nel video di Indie Books. Ho trovato La straniera di Claudia Durastanti, edito La nave di Teseo, anche questo appunto a metà prezzo e questo ha un po' scompaginato tutti i miei piani perché per Indie Books avrei voluto leggere un altro libro, ma quando ho trovato questo è balzato in pole position e sarà appunto una delle mie letture di questo mese. Quindi lo rivedrete prestissimo, non mi soffermo neanche a parlarne. Sarà una delle letture di settembre. Il terzo libro nella mia wishlist, che quando l'ho visto lì mi è sembrato un po' non lo so, un segno, è Zia Mame di Patrick Dennis. Questo lo avevo visto recensire da svariate persone di cui mi fido e racconta la storia di un ragazzino che negli anni 20 perde suo padre, mi sembra in una maniera molto tipo il papà muore nella sauna del suo golf club, insomma, un bambino che viene da una famiglia. Insomma, no, muore nella sauna del suo club proprio. Il papà viene da una famiglia molto ricca, molto benestante e viene
mandato da una zia che lui non ha mai conosciuto a New York, che appunto è zia Mame. Visto che mi piacerebbe fare qualche lettura a tema New York prossimamente, credo che rientrerà sicuramente nelle letture prima di fine anno, e varie persone che lo hanno letto, sia appunto che ho visto su Instagram, ma anche che conosco, mi hanno detto che è molto divertente, molto piacevole, quindi credo sarà una lettura ideale per l'arrivo dell'inverno. Quindi tre libri dalla mia wishlist più un mini libricino che onestamente non prevedevo di acquistare, sarò sincera, è costato qualcosa come 3,75 euro perché era a metà prezzo, ed è Scatola Nera di Jennifer Egan, edito Minimum Fax. La fascetta dice una spy story all'epoca di Twitter, e in effetti tutto il libro è scritto in mini frasi, credo appunto del numero di caratteri che si possono usare su Twitter. Io veramente in questo caso ho solo seguito il richiamo del nome dell'autrice, perché quest'anno ho letto Il tempo è un bastardo, che è stato una delle mie letture preferite dell'anno. Visto questo libricino, in realtà c'era anche un altro suo libro, però mi sono detta piano, calmi. Cominciamo da questo. Questo credo si legga veramente nell'arco di uno o due giorni, però insomma ero curiosa di vedere di che cosa si tratta, anche perché credo che varie persone, sicuramente la mia amica Daria, ma anche devo averne parlato anche su Instagram con qualcuno, mi hanno detto che tutti i vari libri della Egan sono completamente diversi l'uno dall'altro per temi, stile, epoca in cui sono ambientati, e quindi mi dà un po' l'impressione che non è uno di quegli autori di cui puoi già dire che cosa troverai nel libro, quindi ero curiosa, e appunto è stato un po' un acquisto inaspettato, ma credo si farà leggere molto, molto velocemente, ed ero semplicemente molto curiosa del formato e del tema. Ultimo ma non ultimo è appunto il libro che ho trovato in edicola, e dico, penso che abbiate già capito, perché nei giorni in cui sono stata in Italia ho visto la pubblicità di questo libro praticamente un milione di volte al giorno, ed è Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, in questa edizione, parliamone, questa uscita era in edicola a 1,99 euro, io non me ne capacito ancora, e cioè, delle illustrazioni dentro, questo mi sembra proprio un pezzo da collezione, cioè altro che libro da book swap, questo qui resterà vita natural durante nella mia libreria. Sarei anche interessata al Giro del Mondo in 80 giorni nello stesso formato, però c'è una parte di me che ha sempre voluto leggere il Giro del Mondo in 80 giorni durante un viaggio, quindi mi sono detta forse di questo è bello avere un'edizione del genere, ma magari del Giro del Mondo in 80 giorni, va bene anche avere un'edizione tascabile, diciamo. Quindi questo era il mio ultimo acquisto. Devo dire che i danni ci sono stati, ma sono stati abbastanza limitati. Il problema è quando si guardano insieme i libri che ho ricevuto in regalo e in scambio e quelli che ho acquistato, però devo dire che il mese di agosto è stato particolarmente proficuo per le letture, quindi sì, mi sento in colpa, però non tantissimo. Va bene, io vi saluto qui, perché tanto, come dico sempre, questi libri li rivedrete, quindi non vale la pena di dilungarsi troppo adesso. Vi ringrazio tantissimo per il tempo che mi dedicate ogni volta. Se vi va di iscrivervi al mio canale, sapete di farmi un regalo enorme, e io intanto vi saluto, e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!